Buongiorno a te che mi stai ascoltando e benvenuto in Psicologi nella Rete, il podcast che vuole fornire consigli e spunti mirati per psicologi digitali o che vogliono diventarlo. Io sono Simona Moliterno e ti accompagnerò in questo viaggio nel digital marketing, tutto per te, psicologo o psicologa. Siamo alla puntata numero 5 e oggi ti faccio conoscere un altro caso digitale, quello di una collega con cui mi sono trovata davvero in sintonia da subito. Questa collega è Letizia Vibi, una psicologa, psicoterapeuta e anche formatrice che da qualche tempo ha pensato di avviare proprio come me un podcast che si chiama Vita da Psicologi. Questo podcast si pone l'obiettivo di aiutare giovani psicologi che stanno avviando la professione, ma anche colleghi che lavorano da qualche anno, ad iniziare, diciamo, con il piede giusto, dando sempre qualche spunto pratico in più rispetto a quello che ci potrebbero, per esempio, dare in università o parlando magari con colleghi che si stanno avviando come noi nella professione. Ma sentiamo quello che Letizia ha da dirci in prima persona. Eccoci qui, bene, benvenuta, diamo il benvenuto a Letizia Vibi. Ciao Letizia. Ciao Simona, ben trovata, è un piacere essere ospite nel tuo bellissimo podcast che seguo con molto interesse. Grazie di avermi invitato. Grazie mille a te di aver accettato il mio invito, sono davvero felice. Letizia Vibi è una collega, è psicoterapeuta, formatrice, possiamo dirlo anche podcaster? Lo dico ancora con la bocca un po' chiusa, perché è un auspicio, lo sto facendo, ma ecco, ancora è come quando inizi qualcosa di nuovo, ma fai fatica a definirti cioè come colei o colui che fa quella cosa in maniera ufficiale. Quindi però diciamo che sono sulla strada per diventare podcaster. Ma sì, io t'ho ascoltato e devo dire che sei sulla buonissima strada. E dimmi un po', raccontaci un po', indipendentemente un po' dalle etichette, chi è Letizia Vibi e cosa fa nella vita? Ok, allora, prima di tutto sono una donna, vado fiera di questa cosa qua, e sono una psicoterapeuta, appunto, come dicevi te, una formatrice. Io vengo da un piccolo paese nel centro Italia, in provincia di Perugia, dove sono nata e cresciuta, e poi sono andata a formarmi a Roma, quindi ho vissuto alcuni anni fuori casa e adesso sono alcuni anni che sono tornata e sto portando qua la mia professione come psicoterapeuta e continuo a lavorare come formatrice. Ormai sono quasi 10 anni che la faccio nello specifico nel mondo aziendale, quindi faccio formazione ai lavoratori su tutte le tematiche riguardanti le soft skill, le competenze trasversali, quindi comunicazione efficace, leadership, gestione del tempo e quant'altro. E a questo poi chiaramente negli anni si è unita appunto la passione per la formazione, l'ho trasportata, diciamo, dal mondo aziendale anche in altri contesti, quindi mi occupo di formazione per genitori, ho fatto formazione per gruppi sulle tematiche legate allo stress, cioè tutto ciò che riguarda il raccontare e spiegare alle persone come la psicologia ci può aiutare per migliorare e star meglio nella nostra vita è una cosa che mi piace e mi viene bene, insomma, quindi questo è un po' quello di cui mi occupo. Da meno di un anno, con alcune colleghe con le quali condivido un po' dei valori, ma anche appunto questo desiderio di portare la psicologia nel mondo del benessere della persona e non solo della patologia, è nata un'associazione che si chiama UP, Umbria Psicologia, e che ha proprio l'obiettivo di diffondere la cultura psicologica a più persone possibile. In tutta questa roba qua, è nato anche il mio progetto digitale, che appunto, come giustamente detto te, è da poco iniziato e si chiama Vita da Psicologi, insomma. Ecco, sì, Vita da Psicologi, un podcast che si rivolge, dicelo tu, a chi si rivolge, Letizia, questo podcast? Si rivolge ai giovani psicologi, appunto, cioè a quei colleghi che magari sono appena
usciti dall'università o hanno appena completato, terminato l'esame di Stato e si trovano in quella fase di vita che io ricordo essere stata totalmente oscura. Oscura perché innanzitutto era la prima volta che da dei binari ben chiari, no? Che erano quelli dell'università, del tirocinio, dell'esame di Stato, mi trovavo a entrare in un mare enorme, sconfinato, in cui per la prima volta non sapevo qual era concretamente il prossimo passo da fare. E proprio, diciamo, contattando un po' quello che io avevo vissuto ai tempi, un po' le difficoltà che avevo vissuto e anche ascoltando le difficoltà che alcuni colleghi hanno vissuto con me, ma anche oggi magari stanno vivendo, mi sono detta: perché non iniziare a creare un qualcosa, dei contenuti che possano diventare un sostegno per tutti quei colleghi che appunto vogliono iniziare la professione e iniziarla magari col piede giusto, cioè evitando quegli errori che io stessa magari ho compiuto ai tempi o magari altri colleghi hanno compiuto e mi hanno raccontato. Quindi l'obiettivo era proprio quello di offrire uno strumento d'aiuto, di confronto e di sostegno nella fase di avvio professionale, anche se poi ascoltando i feedback delle persone che mi hanno scritto dopo le varie puntate che ho pubblicato, mi sono accorta che forse il pubblico a cui mi rivolgo può allargarsi anche a colleghi che fanno questa professione da un po', perché magari quello che racconto può essere di spunto anche per persone, per colleghi che lavorano da qualche anno ma che magari vivono ancora alcune problematiche o situazioni che magari vogliono affrontare, e nelle tematiche che tratto negli episodi del podcast mi hanno raccontato degli stimoli importanti, anche se ormai sono un pochino avviati, diciamo, in quello che fanno. Quindi un po' il target è giovani psicologi, ma forse anche non tanto giovani, diciamo. Sì, diciamo che la nostra professione non è così facile nell'avvio, ma neanche poi nella continuazione, un po' probabilmente perché ci sono tantissimi settori in cui poi ci possiamo, tra virgolette, lanciare o comunque ci possiamo sperimentare, un po' perché probabilmente usciti dall'università ci ritroviamo con una carta in mano e tante belle nozioni, ma poi metterle in pratica non è facile, no? Cosa dici in questo senso? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quello che mi viene da dire anche ascoltandoti è proprio questo, cioè hai ragione quando dici usciamo dall'università e da una parte forse non abbiamo ancora ben chiaro tutti gli ambiti che lo psicologo può toccare con la sua professione in qualche modo, anche perché effettivamente se ci pensiamo bene la psicologia è veramente la scienza più duttile e versatile del mondo, insomma è una scienza che può stare a cavallo di tantissime altre discipline, anche perché lì dove c'è una relazione e lì dove c'è essere umano che vive, sente, pensa dentro di sé, fuori di sé, chiaramente quando stai in relazione lì la psicologia entra in gioco, quindi è chiaro che i contesti sono ampissimi. E tante volte appunto non è detto che lo psicologo uscito dall'università abbia chiari tutti questi possibili campi di intervento. Quindi questa è una delle prime problematiche che ho riscontrato. La seconda è quella che giustamente dici te, per cui all'università molte volte siamo un po' immersi dalla teoria, dai bei manuali, ma poi quando si entra nel mondo reale, della pratica, tutta quella teoria va un po' in fumo o quantomeno deve essere un pochino ritarata in base al contesto che vado ad incontrare. Quindi ecco, da queste un po' queste zone grigie sicuramente nasce un po' il progetto di vita da psicologi. Certo, e diciamo che il digitale in questo senso un po' ci può aiutare, il mondo digitale, se usato ovviamente in modo consapevole. E per questo ti volevo anche chiedere, tu hai scelto lo strumento del podcast per comunicare, come mai hai scelto proprio il podcast? Allora, guarda, mi piace quando dici il digitale va usato in maniera consapevole, perché
ti parto un po' dalla mia esperienza, no? Da come è nata questa cosa qua. Cioè, allora, io non sono una smanettona, come si dice, cioè a livello di conoscenze tecnologiche, di come funziona il mondo online, il mondo digitale, ero abbastanza basic, cioè ecco, usavo internet, navigavo in internet, avevo le mie pagine Facebook, oppure seguivo i vari social, o i miei social, insomma, di riferimento, ma quello che notavo in me, ma anche nei colleghi che vedevo che utilizzavano i social, è che c'era un po' una totale inconsapevolezza di come usarli in maniera efficace, ma soprattutto di come poter attraverso i social avviare un movimento comunicativo che potesse arrivare al segno. Perché qual è il rischio, comunque quello che vedo che spesso accade, non so se lo noti anche te, no? Magari adesso su Facebook, per esempio, c'è un fiorire di pagine Facebook di colleghi psicologi o psicoterapeuti. Ormai veramente ogni persona, ogni collega che esercita, che pratica la professione, ha la sua pagina Facebook, anche perché è molto semplice aprirla di per sé. E quello che vedo è che molte volte questo strumento viene usato male, cioè viene usato, apro la pagina, ci metto due articoletti presi da altri, alcune frasi motivazionali che possono essere carine, e questo vuol dire usare il digitale. Chiaramente non è così, non è assolutamente così. Questo è usare il digitale in maniera non consapevoli, o ancora usare il digitale in maniera non strategica. Ed era un po' quello che accadeva a me. Avevo la mia pagina, mettevo delle cose e mi sembrava che non servisse a molto, se non a ricevere qualche like o qualche commento da persone che in realtà facevano parte della mia rete, quindi mi commentava mia madre, commentano le mie amiche, però non portava tutto questo un valore al mio nome, alla mia professione, insomma anche alla la mia credibilità professionale. E questa cosa non mi piaceva, anche perché quello che mi dicevo è: se devo usare del tempo per produrre un contenuto, fosse anche appunto una frase con un commento, ma poi vedere che questo contenuto non ha un impatto, non mi piace. Cioè, voglio usare il tempo che ho in maniera efficace, in maniera anche portando valore. E da lì è cominciata un po' una riflessione dentro di me, in cui mi chiedevo: ma come faccio a usare bene, in questo caso era Facebook, ma proprio in generale il mondo digitale, che in realtà mi rendevo conto che era una risorsa incredibile. E da questo un po' da questa domanda, ma anche dal vedere che ce n'era tanto ma usato male, diciamo, è cominciato a nascere in me un po' un desiderio di poter far qualcosa attraverso appunto il digitale, per poter portare un messaggio però strategico e soprattutto di valore. E quindi all'inizio Vita da Psicologi non c'era, c'era solo questo gran desiderio di voler usare questo strumento che per noi psicologi è innovativo, cioè il resto del mondo lo usa tutto, tutto. Per noi psicologi, che sembriamo un po' indietro anni luce in alcuni casi, era uno strumento un po', anzi qualcuno lo guarda pure con la bocca un po' storta, no? Dice: che fai, comunichi online? Ma no, sta brutto, perdi il prestigio della tua professione, l'immagine dello psicologo come magari viene fantasticato, fatto vedere nei film. E quindi invece ho detto: no, per me invece è proprio una cosa che mi interessa. E quindi un po' da lì è cominciata questa curiosità, ho cominciato un po' a interessarmi, ho incontrato persone che come te, no, si occupano o sono interessate un po' come me al digitale, e ho cominciato a seguirle, vedere cosa facevano, che cosa mi piaceva di quello che producevano, come lavoravano con i contenuti, e più
frequentavo proprio a livello social, oppure nei loro siti, oppure con YouTube, no? Adesso pensiamo a Luca Mazzucchelli, che è stato un po' il pioniere, no, di questo. Ma appunto abbiamo un collega e amico in comune che è Matteo Neroni, con il suo podcast Liberamente. Ho cominciato piano piano a seguire tutti questi colleghi che con il digitale parlavano di cose belle come quelle che la psicologia offre. E ho detto: cavoli, bello, mi piace questo strumento, lo voglio fare pure io. Però ti dico la verità, fino a quel momento l'idea del podcast era proprio non presente. Non so se anche a te è andata così, ma per me ancora il podcast è arrivato dopo. Guarda, sì, anche per me è arrivato dopo, e è arrivato quando ho scoperto che cosa mi piaceva, ma partendo da una strategia, come dicevi tu, cioè partendo dall'idea, innanzitutto, come hai spiegato benissimo, che io, se voglio usare del tempo per fare qualcosa che poi non ha un ritorno né di valore per gli altri, ma neanche per me, allora lo uso per fare qualcos'altro. E allora dico: il digitale, la comunicazione digitale è uno strumento potentissimo, va usato però consapevolmente e va usato portando valore. E allora dico: io come faccio a portare valore, no, con le mie potenzialità? Perché io sono una, per esempio, che se sto davanti a un video mi sento in imbarazzo, ok? Io preferisco parlare, comunicare con la mia voce, e in questo senso il podcast è venuto abbastanza automatico, no? E quindi ti dico: sì, ti capisco benissimo quando dici questo, e sono assolutamente d'accordo sul fatto che la comunicazione digitale va utilizzata, ma va utilizzata in modo strategico, partendo prima di tutto da una strategia. Esatto. In questo senso, allora, quindi ti chiedo: i tuoi obiettivi, quali obiettivi ti sei posta, no, con questo progetto? Se ti sei posta degli obiettivi, dove vorresti arrivare? Ma guarda, questa è una domanda interessante, appunto, perché ogni strategia è giustamente ha degli obiettivi a lungo termine, no? E nel mio caso ce l'ho degli obiettivi a lungo termine, dai quali però in questo momento mi sto staccando, cioè non cerco di non guardare, ma ti spiego perché. Perché avere degli obiettivi a lungo termine, anche ambiziosi, è bello, è importante, ci dà la carica, ma se li guardiamo e guardiamo solo quelli, rischiamo di demotivarci perché non ci accorgiamo dei piccoli passi del quotidiano, no? In qualche modo. Comunque, ecco, diciamo, per tornare alla tua domanda, una volta che è nato il progetto Vita da Psicologi, perché la fase di incubazione è stata lunghissima, poi se vuoi di questo te ne posso pure parlare, perché non è che mi sono svegliata una mattina e ho detto: oh, fico, voglio fare un podcast per i giovani psicologi. No, ci sono arrivata dopo tante altre cose, diciamo. Però dopo che è nato Vita da Psicologi, quindi ho cominciato le prime puntate, ho cominciato a scegliere degli argomenti di cui parlare, ho cominciato anche a dirmi: beh, ma Letizia, tu stai producendo valore per fare comunque dei contenuti, impiego del tempo, c'è uno studio dietro, c'è una riflessione, no? Un po' immagino come accade pure a te, no? Quando produci le puntate, quando crei una puntata. Però dico: dove voglio arrivare? Cioè, qual è l'obiettivo? Lo faccio per puro divertimento? Lo faccio perché è una cosa che mi piace, intrattenere le persone, portare valore, ma il valore per me che ricevo si ferma qua e andrebbe benissimo comunque? Oppure c'è una mira più lontana? Ecco, nel mio desiderio, perché in questo momento è un desiderio, ci sarebbe quello nel tempo di poter diventare sempre di più un punto di riferimento per tutti i colleghi, i giovani colleghi che si trovano a voler seriamente prendere in mano la propria carriera e la propria vita e muoversi in maniera focalizzata verso uno sviluppo professionale di successo. E ancora, quindi, a livello proprio di far crescere un po' il mio nome e anche le mie competenze all'interno del mondo degli psicologi, e anche poter, andando avanti, diciamo, cominciare a produrre anche dei prodotti che possano essere d'aiuto, più specifico, per le varie fasi professionali che uno psicologo si trova a vivere, e
terzo obiettivo è proprio quello anche di riuscire in alcuni momenti ad uscire dal digitale. Che vuol dire? Che il digitale ha la grandissima potenza di poter raggiungere tantissime persone rispetto a quello che potremmo raggiungere con la presenza dal vivo in qualche modo, no? Io per come sono ho sempre visto che a me quello che piace tanto è la relazione, ma ancora di più quando questa relazione si può un po' concretizzare in un incontro a quattro occhi, ok? In cui il corpo parla in qualche modo. E quindi diciamo che un altro obiettivo è, ok, vita da psicologi, ben venga che le persone possano prendere valore da quello che succede nelle varie puntate, magari possano nel tempo approdare ad alcuni altri prodotti che andrò a creare, ma un po' il desiderio più grande è che poi queste persone trovino dei momenti in cui uscire dal digitale e incontrarci insieme, vederci in un luogo fisico dove poter scambiare idee, possibilità, progetti e appunto anche lavorare su progetti professionali di crescita in presenza, insomma, quindi una sorta di workshop e di laboratorio in presenza. Insomma, questo sarebbe un obiettivo molto interessante che sinceramente tengo lì nello sfondo, me li guardo ogni tanto, mi danno carica, però poi torno al presente e in questo momento diciamo l'obiettivo è diventare più pratica con questo strumento che è il podcast e comunque continuare a produrre contenuti di valore che li vedo come un mezzo per incontrare le persone, cioè se il contenuto non mi fa incontrare l'altro non serve, non credo che abbia fallito la sua utilità. Certo, no, ed è importantissimo questo, diciamo, questo schema che tu hai fatto dei tuoi obiettivi, anche perché è importante far capire a chi ci ascolta che tutto quello che facciamo, un po' come dicevamo prima, a livello digitale non è mai fine a se stesso, ma è inserito proprio all'interno di una strategia. Quindi anche il tuo ultimo obiettivo è un obiettivo assolutamente, come dicevi, interessantissimo. Perché? Perché io utilizzo lo strumento digitale per arrivare a un obiettivo che volendo ci posso arrivare anche da altre strade, non è detto che io debba percorrere necessariamente la strada del digitale, ma in questo senso per me il digitale è più consono, è uno strumento che mi riesce meglio. Perché? Perché posso arrivare a tante persone, perché credo che comunicare digitalmente porti valore e porti valore in modo più immediato, eccetera eccetera, ognuno poi ha le sue motivazioni e quindi penso di poter arrivare lì in modo più efficace. Quindi è assolutamente interessante il discorso che facevi. E visto che l'hai tirato fuori il discorso un po' del periodo di incubazione, anche se poi ricorda un po' il discorso della malattia, ma in questo caso è un periodo di incubazione positivo, raccontaci un po' di dietro le quinte di vita da psicologi. Va bene, sì, guarda, appunto, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, c'era in me questo desiderio di usare un po' il digitale per parlare di psicologia e usare la mia professione anche fuori dalle aule di docenza e dallo studio clinico dove incontro i pazienti quotidianamente, fondamentalmente. Quindi c'era questo desiderio, ho cominciato a seguire delle persone, a vedere come si muovevano e finché quello che è successo è che mi sono messa un po' anche a studiare alcuni elementi che vedevo potessero essere utili per iniziare una comunicazione digitale. Quindi ho cominciato a studiare alcune cose di marketing, ho cominciato a vedere come funziona la comunicazione professionale attraverso i social, ho letto dei libri e ho cominciato a seguire, e questo ti dico un po' per caso, perché io solitamente la mattina vado a camminare, mi prendo una mezz'oretta, esco di casa molto presto e mi faccio delle passeggiate prima di iniziare la giornata. E quello che accadeva è che come passo il tempo, nel senso voglio usare questo tempo anche un po' per
per ascoltare cose che mi interessano. La musica non mi bastava, e quindi ho cominciato ad ascoltare dei podcast. Ok, quindi, e anche lì dico: fammi vedere se esistono dei podcast che parlano del mondo digitale, della comunicazione digitale, potrei magari trovare degli spunti e quant'altro. E lì mi sono imbattuta su due grandissimi podcast che io continuo a seguire e veramente consiglio a tutte le persone che si vogliono approcciare ad un percorso digitale a livello professionale. Il primo è Content Marketing Italia di Alessio Beltrami, e il secondo è Strategia Digitale di Giulio Gaudiano. Nello specifico con Alessio Beltrami ho cominciato proprio a divorare quei podcast, perché dicevo: cavoli, è così che mi piacerebbe comunicare, è con questo, col marketing dei contenuti, dove i contenuti diventano veramente uno strumento di valore importante, in cui io ho modo di far conoscere chi è Letizia, quali sono i valori di Letizia, ma soprattutto diventano il veicolo per cui posso incontrare l'altro. E che bello poter far sì che incontro l'altro attraverso qualcosa che io ho prodotto, che gli è stato d'aiuto, e da lì può nascere magari una relazione. Quindi ho cominciato a farmi, cioè, presente quando senti una cosa che ti piace, praticamente per i mesi successivi mangi solo quella roba là, no? Perché è troppo buona. E quindi, insomma, ho cominciato proprio a fare delle abbuffate compulsive del podcast di Alessio Beltrami, e contemporaneamente anche di Strategia Digitale, l'altro. E più andavo avanti, più dicevo: cavoli, sì, è proprio questo quello che voglio fare. Ho deciso di iscrivermi all'Academy che Beltrami propone, no? Per lavorare più nello specifico nei propri progetti digitali, e da lì ho detto: ok, adesso ho speso dei soldi per una cosa che chiaramente mi piace, sto aumentando le mie competenze e conoscenze nella tematica del marketing, del content marketing, del mondo digitale, adesso è il momento però di sfornare qualcosa, perché non posso solo sapere ma non mettere in pratica, fondamentalmente. E quindi da lì poi veramente mi rendo conto che quando ci apriamo a qualcosa di nuovo, e ci apriamo con passione e anche con interesse, cercando un po' di conoscere e ascoltare le persone che lo fanno, poi ci vengono incontro anche le risorse migliori o quelle che ci sono utili in quel momento. Perché mentre io ero in questa fase, appunto, di voler iniziare a fare un progetto digitale serio, ho incontrato, appunto, come ti dicevo prima, Matteo Neroni, che anche lui stava facendo il suo progetto digitale. Dico: guarda Matte, io e lui siamo colleghi, abbiamo una stessa formazione, abbiamo studiato alla stessa scuola di specializzazione. Io ho detto: guarda Matte, io sto facendo sta cosa, mi piacerebbe. E lui mi dice: ma cavoli, benissimo, dice: io sto pensando di, sto facendo un gruppo di persone che vorrei mettere insieme, ognuno ha il suo progetto digitale. Questo gruppo, che si chiama Think Digital Mastermind, è proprio un momento di incontro in cui ogni persona con un progetto digitale può confrontarsi con gli altri e mese dopo mese condividere e crescere nel proprio progetto. Mi è sembrato, dico: cavoli, è proprio quello che stavo cercando, cioè dei compagni di viaggio che mi aiutassero un po' a definire bene che progetto digitale fare. Quindi ecco, è iniziato proprio un giro di persone anche diverse tra di loro, che mi sembrava che ognuna mi desse uno spunto e un'indicazione per quello che stavo cercando di fare. E sono passati mesi, ho continuato appunto la mia formazione, l'Academy, confronti con altre persone, e da lì piano piano è cominciata a venire fuori una cosa interessante, perché io in tutti questi mesi di incubazione, che mi viene da dire saranno, non ti dico un anno, ma poco ci manca, quindi ci vuole del tempo, anche perché poi nel frattempo lavoravo, quindi non è che potevo usare tutta la mia giornata per il progetto digitale. Però la partenza intanto è stato cercare di capire: ma tu Letizia, ma in che cosa sei brava? Cioè, che cosa ti riesce bene? E ancora di più, che cosa ti piace nel mondo della psicologia, ma anche se guardi dentro di te, quali sono le tue caratteristiche, le tue risorse un po' più spiccate? Cioè, ho avuto proprio bisogno di fare un momento di autoanalisi rispetto a questo. E quello che ho visto, che è una cosa, uno che mi piace tantissimo, è appunto, come ti dicevo poco fa, è creare relazioni.
Per esempio, io credo che se io e te adesso, dopo questa intervista, ci mettessimo a parlare, potremmo stare a parlare per delle ore, cioè è proprio arricchente per me. E questo mi rendo conto che è una qualità che mi porto dietro da tempi che furono. In più, quello che notavo, e questo me l'ha rimandato una mia collega, che mi ha detto: guarda Letizia, quello che noto è che quando parlo con te, poi se ho delle perplessità lavorative, ho dei momenti di sconforto, tu mi dai sempre una chiave di lettura che mi riaccende. Allora mi sono detta: ma vuoi vedere che queste due cose, il fatto di amare la relazione, amare la formazione e soprattutto puntare tanto sulle persone, ma soprattutto sugli psicologi, sui giovani psicologi, affinché portino veramente valore con la propria professione, ma soprattutto che si possano sentire realizzati nella professione che hanno scelto. Dico, vuoi vedere che un po' è questo qua il mio focus, il punto dove posso fare veramente tanto e sentirmi bene? E da lì è cominciata a prendere forma vita da psicologi, insomma, quindi far qualcosa per tutti quei colleghi che si trovano in una zona un po', come dicevo prima, grigia o comunque con tanti dubbi e perplessità, per veramente trovare il modo di diventare dei professionisti di successo e soprattutto sentirsi realizzati nell'usare la psicologia. Ok, certo. Sono stata un po' lunga, però c'era un anno di incubazione. È molto interessante, anche perché uno pensa, no, mi è stato rimandato spesso questa cosa, che essendo uno psicologo tu dovresti già sapere più degli altri, no? Che cosa sei bravo, quali sono soprattutto le tue caratteristiche vincenti, che cosa vuoi fare, cioè come se in qualche modo, decidendo di fare questa professione, avessi un po' la scienza infusa rispetto a questi discorsi qua. E invece no, anche quando si parte con un progetto nuovo, anch'io l'ho fatto e mi sono ritrovata tantissimo nelle tue parole, ripartire da se stessi, mettersi lì carta e penna e riprendere in mano le basi. Allora, chi sono? Quali sono le mie caratteristiche? Che cosa mi piace? In che cosa sono bravo? Cosa mi rimandano gli altri? Cioè, e questo è tutto personal branding, no? Che le persone non vogliono sentirlo nominare, questo mostro, tra virgolette, no? Perché poi, sentendo parlare di brand, ti vengono subito in mente le marche, le cose di marketing, magari più aziendali, ma in realtà il personal branding è questo. Cioè, esatto. Ripartire da se stessi e da in cosa siamo bravi, quali sono i nostri punti di forza, anche quali sono i nostri punti di miglioramento. Assolutamente, assolutamente. Guarda, appunto, io credo che fare personal branding è il modo per definire e riconoscere prima noi, perché se non lo riconosciamo noi diventa impossibile poi comunicarlo agli altri, è riconoscere la propria unicità. E essere veramente, io posso aver studiato il tuo stesso curriculum, cioè i tuoi stessi esami, aver studiato il tuo stesso percorso universitario, magari anche con gli stessi professori, ma io e te non saremo mai uguali, ci sarà sempre qualcosa che ci differenzia, e questo qualcosa tante volte non è tanto dato dal titolo di studio o dal settore oppure dall'ambito specifico che scelgo, ma è dato da alcune caratteristiche che io mi porto dentro, forse da ben prima di iscrivermi all'università, o magari con esperienze che ho vissuto anche negli anni universitari, ma e che mi hanno dato un po' un aiuto per capire ciò che mi riesce bene, ciò che no, ciò che mi piace, ciò che mi sento di poter fare in maniera soddisfacente. E tutto questo, sia a livello di qualità interne che di esperienze esterne, creano la nostra unicità. E questo, secondo me, è il fiore all'occhiello che ogni psicologo dovrebbe tenere a mente, sia nel fare un possibile progetto digitale, sia nel presentarsi come libero professionista fuori dalla rete. Perché il rischio è che, appunto, di psicologi ce ne sono tantissimi, ok? Se io non lavoro sulla mia unicità e che cosa mi differenzia dall'altro collega, sarà molto difficile che poi io posso comunicare qualcosa di interessante.
perché se no il rischio è che porto il cliente, il paziente, chiamiamolo come vogliamo, a non aver nessun criterio per cui scegliere me, perché sono uguale a tante altre persone che fanno quel lavoro là. Se io invece inizio a lavorare su chi sono, su quali sono le caratteristiche che mi rappresentano, sul modo con cui io comunico delle cose, allora lì sì che divento veramente unica, autentica e non replicabile. E questo passa nella relazione, ma soprattutto questo diventa un elemento d'attrazione per quelle persone a cui piace quell'unicità di cui sto parlando. Quindi Assolutamente, questo lo assolutamente. vedo proprio come una cosa fondamentale, infatti in molte puntate di Vita da Psicologi è questo uno dei passaggi che rimando più che spesso e volentieri, cioè parti da te, parti dal tuo brand, parti da chi sei, comincia a unire tutti i puntini rossi che fanno parte della tua storia e che ti dicono quello che sei e quello che sai fare, no? Io ti faccio un esempio proprio banale. Io quando ero piccola, no? C'era la maestra che diceva a mia madre: "Guarda, Letizia è una ragazzina, la vedi, bionda, occhi azzurri, molto tranquilla, no?" E ti fai un'immagine. Poi, nel momento in cui lei apre bocca, si muove, cambia totalmente l'immagine perché diventa un tornado, un terremoto, no? Quindi si alza e comincia a fare il suo show, il suo spettacolo davanti agli altri, quindi intrattiene i compagni, fa ridere, fa le battute. Ok, questa è una cosa alle elementari, va bene? Ora, per me questo qui è diventato un puntino rosso che si lega ad alcune competenze, ma proprio modalità che io ho, che poi ho ritrovato alle superiori. Per esempio, facevo parte del gruppo di teatro, mi piaceva tanto raccontare storie alle persone. All'università ho cominciato a fare la formatrice, cioè poter portare contenuti a un'aula e aiutare le persone ad apprendere cose nuove. Ma se io mi fermo e guardo indietro, mi rendo conto che la mia storia è circondata da piccole pietre rosse che parlano di queste caratteristiche. Ma se io non mi fermo e non le vedo, non riuscirò mai a capire in che cosa sono diversa, qual è la cosa che mi caratterizza rispetto ad un'altra persona. Ma questo è un passaggio che va fatto proprio e non si fa una volta sola, chiaramente. Certo, si fa spesso, si fa a tappe e soprattutto bisogna collegarli poi tutti questi punti rossi, anche perché sennò si rischia di, come dico io, cadere un po' nel calderone della tuttologia e di tuttologi ce n'è già troppi in giro, ecco. Assolutamente, E assolutamente. senti un attimo, Letizia, parliamo un po' delle difficoltà invece che hai avuto in questo tuo percorso e in questo tuo lancio di questo progetto digitale. Difficoltà che hai avuto, più o meno tecniche, e come le stai affrontando o come le hai affrontate? Allora, parto da mentre tu dicevi difficoltà, me ne è subito balenata in mente una. Che è una paura che molte persone si trovano a dover affrontare, soprattutto quando fanno una cosa per la prima volta. Nel mio caso era il podcast, qualcuno la chiama la sindrome dell'impostore, cioè fare un qualcosa e poi iniziare a dubitare di sé. Ti spiego, o comunque dirsi che forse non è il caso di andare avanti perché forse non c'hai tutto questo valore da poter stare in un podcast e comunicare cose. E ti dico questo perché allora ero sempre nella fase di strategica, di progettazione, come sarà Vita da Psicologi, quale sarà il mezzo che utilizzerò. Quindi avevo finalmente deciso che sarebbe stato il podcast, proprio perché come te io davanti alla telecamera poi sto più attenta a quello che vedo che a quello che dico, diventa un problema. E poi mi piaceva anche il fatto che, proprio perché io sono stata un'ascoltatrice di podcast, e il podcast lo puoi ascoltare anche senza guardare. Mi piaceva questa cosa che le persone potessero ascoltare una puntata anche magari mentre cucinano, mentre fanno attività fisica, mentre vanno a camminare, mentre guidano. Ecco, questa è una cosa che mi piaceva un sacco. Va bene, quindi scelgo il podcast, comincio a definire alcuni argomenti di cui parlare nelle varie puntate.
E arriva il momento in cui registro le prime tre puntate, perché se, come sai, su Spreaker, su queste piattaforme per appunto pubblicare i podcast, ti chiedono almeno all'inizio di pubblicarne tre per avere una maggiore visibilità, quindi ok, ne pubblico tre e arrivo alla registro la terza, la monto, faccio tutta la cosa e poi arrivava il momento di editare, quindi uscire con il progetto. E lì mi è cominciato a prendere un'ansia pazzesca, ma più che ansia, guarda, dei dubbi, in cui ho cominciato a dirmi, ma dopo queste tre puntate, ma io, a tutti sti colleghi che magari iniziano a seguirmi, ma che gli dico? Ma posso essere io la persona che racconta e dà delle indicazioni? Poi mi sono messa a riascoltare le puntate, ho detto, ma figurati se da questa roba qua riescano a prendere valore. A me sembrano tutte cose molto banali e scontate. Cioè, che cosa stavo facendo? Mi stavo chiaramente criticando, ma mi stavo boicottando, poiché iniziavo a dubitare del fatto che quello che stavo iniziando a fare è un prodotto da zero e nuovo, era la prima volta, fosse un prodotto di scarso valore e soprattutto che era venuto bene forse come idea all'inizio, ma poi non sarei stata capace di continuare a rispettare le aspettative che magari io avevo su di me e magari anche gli ascoltatori. Quindi questo è stato uno degli ostacoli più grandi che ho vissuto e tuttora ti assicuro che ogni tanto vivo, cioè la paura di non essere utile, la paura di fare cose che in realtà non sono così d'aiuto alle persone. E guarda, per rompere questa paura mi sono stati utilissimi i miei compagni di viaggio che mi hanno massacrato: muoviti, pubblica sta roba, falla finita. E poi mi è stato utilissimo ascoltare poi in realtà il rimando che ho avuto dopo l'uscita del podcast, perché ho ricevuto una quantità di messaggi vocali, email, persone che mi hanno voluto fare una chiacchierata via Skype con me dopo aver sentito delle puntate del podcast, cioè tutti dei feedback positivi che mi tornavano indietro rispetto al valore di quello che stavo facendo, anche in maniera molto in punta dei piedi, no? Se vogliamo. E quindi questo mi ha poi aiutato, ma ti assicuro che sbloccarmi e non cadere in quella trappola di dire vabbè, forse non ci ho capito niente, mettiamo stand by, lasciamo perdere e basta così, no? Quella è una paura che ho vissuto tanto e ancora ogni tanto si affaccia dietro l'angolo e cerca di portarmi fuori dalla rotta. Quindi questa come ostacolo interno soprattutto. Come ostacolo esterno, chiaramente c'è tutta questa inconsapevolezza, ignoranza mia del mondo digitale, come ti dicevo prima, e soprattutto anche trovarmi a fare delle cose che non avevo mai fatto. Chi aveva mai montato un audio lavorando in post produzione, quindi togliendo i rumori che l'audio faceva, mettendoci magari una musica di sottofondo, cercando di equilibrare i volumi, cioè tutte cose per me era tipo arabo, ok? E quindi anche all'inizio mi ricordo, no, che quello che dicevo, ok, io ci provo, vediamo, magari lo condivido anche con i miei ascoltatori, dico vabbè ragazzi, questo è quello che succede adesso, vediamo con il tempo se migliorerò, perché appunto si impara facendo. E quindi poi mi sono dovuta un po' mettere al lavoro. Nelle prime puntate del podcast penso che la post produzione ci metteva una giornata, cioè proprio una quantità di tempo infinita. E poi però, insomma, a forza di praticare, ancora ti assicuro che devo crescere, sai quanto, però a forza di praticare e poi ho anche studiato, ho comprato dei tutorial, insomma, mi sono mossa, piano piano ho cercato di arginare questi ostacoli tecnici, soprattutto sia informandomi ma anche chiedendo, ho avuto veramente anche persone molto generose in questa cosa qua, cioè mi sono lasciata molto aiutare. Quindi se devo guardare i due ostacoli principali sono questo: interno, come mi auto boicottavo, esterno, più la parte più tecnica, che per noi psicologi magari è un po' estranea come competenza. Sì, è bello vedere come anche nelle difficoltà quello che aiuta è la relazione
La relazione con i tuoi compagni di viaggio, la relazione anche con chi ti ascolta, anche se è una relazione diversa, no, da quello che ci si aspetterebbe in una relazione, diciamo, terapeuta-paziente, perché c'è un feedback differente che ti viene dato nella relazione face to face, ma in realtà è importantissima la relazione anche e soprattutto nel digitale, perché se non si crea la relazione anche attraverso il digitale, come dici tu, come faccio io a creare valore attraverso il progetto che sto facendo? Esatto. Questa è, per me, è una cosa che ho capito nel tempo, sai Simona, cioè non lì per lì dico vabbè, faccio il contenuto e poi vedo in base a le statistiche, insomma, se mi mandano dei messaggi, no? In realtà poi nel tempo ho cominciato a capire che il contenuto non è un modo per almeno il contenuto che io metto fuori su Vita da Psicologi, per esempio, non è un qualcosa che ha come obiettivo rimandare il mio valore o insomma magari le mie competenze, ma l'obiettivo è quello di creare una relazione con l'altro, cioè dare qualcosa all'altro che magari gli può interessare, ma perché poi da questo interesse l'altro inizia a parlare con me, cioè cominci a nascere qualcosa di importante tra me e lui, quindi una conoscenza. Cioè per me è stato bellissimo quando alcuni mesi fa una collega mi ha scritto dicendo di aver ascoltato una puntata specifica del podcast da cui aveva preso spunto e le sarebbe piaciuto fare due chiacchiere con me. Io dico, ma perché? Assolutamente sì. Quindi ci siamo viste su Skype, no? E è stata una cosa bellissima, perché nella semplicità io gli ho raccontato quello che faccio io, lei era una collega ancora alle prime armi, quindi magari mi ha chiesto due o tre suggerimenti, ma al di là del contenuto specifico, quello che mi è piaciuto tanto è che si è creata una relazione proprio faccia a faccia, in cui ci siamo ascoltate, ci siamo raccontate, e credo che questo sia il grandissimo valore del digitale. Cioè questa collega qua che vive in Toscana probabilmente non l'avrei potuta agganciare in un altro modo, no? E poi da quello può andare avanti un progetto, ma ecco, se non quello che io creo non mi porta ad incontrare in un modo o in un altro, non necessariamente faccia a faccia, ma anche con un messaggio, un commento, le persone, credo che sia un po' un fallimento, diciamo, questa, il comunicare così. E questo è un grosso miglioramento che tu come io e come i colleghi che, diciamo, portano avanti i progetti digitali in modo così consapevole abbiamo nella nostra professione. Oltre a questo aspetto, quali altri miglioramenti hai potuto constatare nella tua professione proprio di psicoterapeuta e formatrice attraverso l'evoluzione di questo progetto digitale? Ma guarda, ti dico soprattutto se devo pensare a un miglioramento che io ho riscontrato nella mia professione, soprattutto di formatrice, ti dico, cioè, mentre facevo il podcast, è un lavoro di semplificazione. Cioè il podcast, il creare contenuti digitali, ti costringe un po' a essere chiaro, perché appunto non sei in una relazione faccia a faccia, quindi in cui puoi spiegarti, ma devi essere chiaro in quello che racconti, e soprattutto il più possibile sintetico, se vogliamo. Cioè ok, una puntata può durare in realtà all'infinito, però poi per il rispetto del povero ascoltatore un timing glielo devi dare, no? In qualche modo, ecco, non andare oltre una certa tempistica, o comunque se vai oltre non aspettarti che magari proprio tutti arrivano fino alla fine. Quindi diciamo che dover stare dentro questi vincoli, no? E anche un po' lavorare tanto sulla chiarezza, questo ho sentito che poi ha avuto un impatto anche, diciamo, nel mio stare nel gruppo dal vivo. Perché appunto è come se mi stessi piano piano allenando a veramente definire quali sono in ogni tematica i punti più importanti che voglio che emergano, parlare di questi in maniera il più chiara possibile all'interno di un tempo.
Ecco, quindi questo sento che poi diventa una competenza trasversale che non vivo più solo sul podcast, ma chiaramente poi diventa una competenza di Letizia che utilizza anche negli altri rami della sua professione. Sì, assolutamente vero. Bisogna essere, io lo dico, l'ho detto anche in una delle puntate precedenti, io i migliori maestri, formatori o comunque anche punti di riferimento che ho avuto il piacere di ascoltare hanno sempre comunicato in modo molto semplice e chiaro. E quindi in questo senso è un feedback che ti rimando perché è assolutamente verissimo quello che dici. Ti ringrazio Simona, rispetto a questo vorrei dirti una cosa, è che la chiarezza e la semplicità sono qualità che si imparano, cioè nel senso, tante volte forse c'è anche un po' il falso mito per cui parlare di un argomento, no, vabbè, basta che ne parlo, no? Però io sono una persona prolissa e sono fatta così. No, in realtà, ecco. Il dono della sintesi, no? O comunque della chiarezza è una cosa che si impara passo dopo passo. Se tu vai ancora è pochissimo che faccio il podcast, però se tu ascolti la prima puntata è una puntata piena zeppa di roba, tanto che poi la seconda ho parlato degli errori della prima, no? Ma perché veramente per me il mantra che io ripeto ad ogni puntata è che non esiste fallimento, ma soltanto apprendimento. Cioè, quello che non va bene non è una lettera scarlatta che ci portiamo addosso e che sarà sempre così. Se preso con il giusto mindset, quel fallimento, quell'errore diventa apprendimento. Cioè, che cosa posso fare la prossima volta per migliorare? Per far sì che non accada quello che è successo adesso, come posso allenarmi per rendere più semplice la mia comunicazione? Quindi, quello che vorrei dire anche a chi ci ascolta è che ogni competenza, ogni primo passo che uno poi allena e fa e mette in atto, non inizia in maniera già perfetta e corretta. E non è vero che sono questioni caratteriali o ormai sono fatta così. No, anche ciò che appartiene a degli aspetti più emotivi o appunto caratteriali si può modificare, si può lavorare, ancora di più se siamo in un progetto che ci permette di allenarci, 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 insomma. Quindi ci tenevo a dirlo perché tante volte viene qualcuno mi dice: "Vabbè, Letizia, ma io non lo potrò fare mai perché io faccio proprio fatica a riassumere." Ok, ma ti sei mai allenato a fare diversamente? Ma boh, ci ho provato, ma non mi riesce. Ma quante volte? Ma un paio di volte, un paio di volte non basta. Ok, È quindi. vero, assolutamente, assolutamente. E dai, allora ti sfido per chiudere, come sfido tutti i miei intervistati, i miei colleghi a cui mi fa molto piacere fare, diciamo, questa chiacchierata, ti sfido a dare un consiglio tra tutto quello che abbiamo detto o qualcosa di nuovo a un collega che ci sta ascoltando che è lì lì per lanciarsi, diciamo, oltre, la rete, appunto, per portare avanti il suo progetto digitale, ma è lì lì, quindi ha bisogno del tuo consiglio per lanciarsi in questo progetto. Che consiglio gli diamo, Letizia? Allora, il consiglio che un po' lo prendo spunto da quello che ci siamo dette poco fa è: vai col digitale, è un'arma potentissima. Prima però di lanciarti oltre l'ostacolo, oltre la rete, fermati e capisci qual è la tua strategia. Cioè, poi la strategia si modifica cammin facendo, ma prima di iniziare un progetto, cerca di avere chiaro chi sei tu, cosa vuoi comunicare, a chi lo vuoi comunicare, come lo vorrai comunicare, ma soprattutto perché vuoi comunicare questa cosa qua. Perché per te è importante che le persone che ti ascolteranno conoscano, incontrino il tuo progetto e il tuo materiale. Perché è così importante per te? Che cosa vorresti realizzare per la persona? Ecco, prima di
buttarti di là, prima di iniziare, rispondi bene a queste 5 domande e vedrai che le cose poi andranno molto 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 bene. E ne posso dare un altro, perché adesso questa va bene, abbiamo parlato, ma è vitale non farti solo. Circondati di compagni di viaggio saggi, che sai che ti vogliono bene e che ti possono aiutare nella crescita del progetto. Quindi compagni di viaggio che ti danno la pacca sulla spalla, ma quando c'è bisogno ti possono dare anche un bel scappellotto correttivo, ecco. Bene, bene. Grazie mille Letizia per questa chiacchierata davvero davvero interessante. Ricordiamo a chi ci ascolta che se volete seguire Letizia Vibi potete trovare il suo podcast Vita da Psicologi su Spotify, su Spreaker o sulle altre principali piattaforme, diciamo, di podcasting, e oppure potete cercarla anche su Facebook come dottoressa Letizia Vibi, psicoterapeuta e formatrice, e da lì potete capire anche meglio cosa fa fuori dal digitale, potete anche contattarla direttamente. Grazie mille Letizia ancora e a presto. Grazie Simona, grazie mille. Ecco, come hai potuto ascoltare, nella mia chiacchierata con Letizia sono usciti veramente veramente tantissimi spunti. E devo dire che ho trovato anche tanti punti di contatto tra quella che è la sua esperienza e la mia esperienza, appunto, da professionista, da psicologa, ma anche da podcaster in erba. Un punto fra tutti che voglio sottolinearti, però, è proprio la sua voglia, quasi fosse una necessità, di apprendere sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di utile, qualche competenza in più che possa aiutarla nel migliorare la sua professionalità e la sua professione, il suo lavoro come psicoterapeuta e formatrice. In fondo, come capirai se ascolterai proprio il podcast di Letizia, il mantra preferito, appunto, di Letizia è questo: in ogni percorso di crescita personale e professionale non esiste mai fallimento, ma esiste sempre e soltanto apprendimento. E io sono completamente d'accordo con quello che lei dice. Ti ricordo che se vuoi seguire il lavoro digitale di Letizia, puoi trovarla sulla sua pagina Facebook, dottoressa Letizia Vibi, psicoterapeuta e formatrice, e puoi ascoltare il suo podcast Vita da Psicologi su Spreaker, Spotify, Apple Podcast e le altre principali piattaforme diffuse in rete. La puntata di oggi termina qui e prima di salutarti voglio approfittare per ringraziare, per fare un po' di ringraziamenti, perché siamo alla puntata 5 e questo progetto comincia finalmente a prendere la forma che desidero. Quindi voglio ringraziare te e tutti quelli che mi ascoltano e che mi danno i loro feedback e cominciano a credere insieme a me in questo progetto. Voglio ringraziare anche i professionisti che mi hanno donato il loro tempo per rendere questo podcast ancora più di valore. Parlo in questo caso di Matteo Neroni, parlo di Sonia Busalacchi e Paolo Paterna e parlo ovviamente di Letizia Vibi. Voglio ringraziare anche i miei compagni della Digital Business School e Giulio Gaudiano, che mi aiutano con i loro preziosi punti di vista. E per ultimo, ma non per importanza, non me lo posso dimenticare, anche se lui non vuole che lo nomini, ma devo assolutamente ringraziare mio marito, che mi sta veramente sopportando e supportando dal punto di vista tecnico, ma non solo. E se ti interessa quello di cui sto parlando, vieni a dare un'occhiata alla mia pagina Facebook @SimonaMoliternoPsico o iscriviti alla mia newsletter sul sito www.simonamoliterno.it. E c'è anche una novità: da oggi puoi farmi sapere in modo molto più diretto cosa pensi di questo podcast e degli altri contenuti che pubblico scrivendomi un messaggio sul mio profilo personale dell'app Telegram. Cercami sull'applicazione di Telegram come @ Simona Moliterno oppure vai all'indirizzo t.me/Simona Moliterno. Grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete anche a te!